Allora, come accennato, abbiamo in collegamento telefonico con noi gli autori di questo libro molto bello, I suoni del Sud, la musica tra i vicoli di Napoli, e sono Antonio D'Enrico e Peppe Ponti. Buonasera ragazzi. Ciao, buonasera a tutti. Allora, io inizierei con Peppe perché il libro in pratica racconta la tua storia, no? La tua storia di discografico, di road manager, di produttore, di animatore, direi, della musica e della poesia napoletana. Innanzitutto, perché a un certo punto hai sentito l'esigenza, l'urgenza di mettere nero su bianco la tua storia? Ma perché stavo facendo il progetto dedicato a Paolo Poeri, gli alunni del sole. Sì. Mi sono incontrato a Milano con Antonio D'Enrico, che è un famoso scrittore, sì, che ha scritto per molti artisti, Pino Daniele e vari artisti, e ci siamo incontrati, ci avevo raccontato la mia storia. È troppo bella, perché non cerchiamo, racconta, e ci ho spiegato, e ci diceva, perché non facciamo un libro? E lui subito si è accesa la lampadina dell'idea, perché diciamo così, per far capire un po' ai ragazzi, sì, che con i sacrifici si arriva a un punto, ho fatto capire che io, un ragazzo della Napoli, del centro storico, con la passione della musica, sì, cosa ho fatto da solo in tanti anni, e mi sentivo di raccontarlo, perché tutti se la possono fare, basta crederci nei progetti, nei sogni. E così è nato il nostro libro. Perché tu, insomma, della passione per la musica, insomma, sì, nel libro racconti che hai iniziato come DJ balneare, no? Sì, da piccolo andavo a Rimini, facevo DJ, partivo 3 mesi e l'ho iniziato. Però poi alla fine è diventato, insomma, un lavoro, la tua vita. Piano, sì, piano. Il mio incontro è stato quando ho conosciuto Enzo Gragnanino. Ne parlo all'inizio, e abbiamo iniziato insieme, e siamo stati molti anni insieme, e poi a un certo punto le nostre strade sono divise, perché io ho voluto aprirmi un'etichetta, Suoni del Sud, sì, però sempre avendo con lui ottimo amico e collaborando sempre anche insieme, mi sono aperto questa etichetta che tu leggerai poi. Ciao, ho letto, sì, libro, ho anche alcuni dischi. Sì, perché poi, come sai, produttore storico di Rino Zurzolo, sì, di Franco Del Prete, Senese, quindi vai, Tony Esposito, quindi in tanti anni, di 20 anni di attività, credo di aver fatto qualcosa per la mia città. Antonio, questo, diciamo, è un po' può essere considerato il secondo capitolo della tua opera sul Neapolitan Power, perché tu facesti già un libro che si intitola Per rabbia e per amore, in cui intervistavi vari artisti, ma questo credo sia un nuovo e ricco capitolo di questa storia, no? Sì, questo qua per me, la verità, è la vera sorpresa, la vera novità, perché erano artisti di fama abbastanza conosciuti. Invece Peppe porta la sua storia, porta in sé un accento importante di una persona, come dice appunto Peppe, di una persona che parte da una passione intima e diventa un lavoro, e quindi è veramente nella storia di tutti rispetto all'artista di fama, no? Quindi Peppe diventa in effetti il riferimento per chi vorrebbe partire da sé per portare avanti un discorso che poi arriva a tutti, collettivo, come la musica, appunto. Senti, diciamo che è un secondo capitolo, però in realtà è il primo che sa di umanità, sa di esistenza a servizio degli altri, perché poi quello ha fatto Peppe, cioè si è messo anche a servizio degli artisti per dare loro una voce. In effetti lui poi diventa un produttore di artisti che hanno fatto la storia della musica, gli Osanna, il Balletto di Bronzo, cioè tutti questi artisti che in qualche modo hanno fatto la storia, ma poi erano un po' sorpassati, diciamo. Peppe gli propone tutto questo, oltre a proporre anche i giovani, Jovine e così via, quindi diciamo che
che la storia di Peppe, ecco perché mi ha colpito tantissimo, è colpito perché porta in sé quella luce nuova che va accesa su certi ambienti, insomma. Dicevo prima, tu hai uno stile di scrittura abbastanza poetico, viene da dire, e ho notato che usi spessissimo la parola bellezza. Volevo capire, nella storia, qual è la bellezza nella storia, la bellezza, ecco, più luminosa nella storia di Peppe Ponti, nella storia con i suoi artisti? La bellezza, appunto, per me è la bellezza dell'anima. Quando io parlo di bellezza, parlo di quella bellezza che viene anche espressa in un quadro, viene espressa in un'opera d'arte, in una scena di una danza. Quindi la bellezza dell'anima che ognuno di noi si porta dentro. Questa bellezza ce l'abbiamo tutti, va solo un po' così praticata, e praticata all'interno di una passione. Questa è la bellezza di Peppe, è la bellezza della sua anima che ha seguito con forza la passione e ha voluto dare valore a questa sua immaginazione, che è diventata anche vita sua e vita collettiva. Quindi per me scrivere questo, cioè anche la scrittura in sé porta bellezza. La scrittura è questa, è l'incontro tra anime che possono dare quella ragione in più che molte volte la vita tutti i giorni non ci permette di fare. Con Peppe questo è nato, ci siamo sentiti, cioè le anime che si toccano, insomma, no? Si incontrano, si toccano, e a me è colpito questo di Peppe, oltre a aver colpito anche la sua umanità, il suo modo di essere. Difatti rivolgo la domanda a Peppe: nel libro ci sono le testimonianze di moltissimi degli artisti con i quali hai lavorato, James Senese, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Enzo Abitabile, per citarne alcuni, no? Non è, secondo me, potrebbe essere un caso se lo dicesse solo uno, ma lo dicono un po' tutti, che tu hai prodotto, promozionato, spinto della musica anche rimettendoci a volte, cioè per l'amore della musica stessa. Diciamo così, principalmente perché tu, come sai, con l'evento poi del digitale la discografia è andato a fondo, quindi le vendite fino a 10 anni fa si poteva recuperare qualcosina, ma adesso è solo la passione per la musica. E diciamo così, però io sono contento lo stesso, perché io sono una piccola goccia nel panorama della musica italiana, però credo di aver quel poco di aver seminato bene per raccontare la mia città. Tra l'altro tu sei, diciamo, hai prodotto tantissimi artisti, giovani, meno giovani, diciamo della vecchia guardia del Naples Power, il movimento teorizzato da Renato Marengo, che tra l'altro è anche presente nel libro. In particolare però ti si deve la riscoperta di alcuni personaggi, in particolar modo il lavoro che hai fatto su Mario Musella, ristampandone un disco inedito, ma creando anche il festival dedicato a Mario Musella. Aspetta, il disco era un disco della King, che non era mai uscito, l'etichetta famosa di Aurelio Firro. Sì. E siccome che io già facevo da anni il primo Mario Musella, perché come tu mi insegni è facile lavorare su un personaggio come Pino Daniele, mentre Mario Musella era dimenticato da tutti, mentre da là è partito tutto, il Napoleon Power, dagli Shonen. Quindi per ricordare Mario abbiamo fatto questo primo premio Mario Musella, che abbiamo avuto un grande successo, e questo è durato per 8 anni e sono venuti tutti più grandi, e anche degli artisti diciamo così non napoletani, Alberto Radius, cioè degli Articolo 31, e poi sono venuti tutti i napoletani. E quindi questa è una delle cose che io, diciamo così, ci tengo moltissimo di aver dedicato, specialmente i giovani hanno riscoperto Mario Musella chi era, quindi il messaggio è arrivato perfettamente. Vedi che mo i giovani fanno le cover degli Showmen, sì, e quindi
E poi l'ultima scommessa mia, che come tu hai detto il libro, si chiude con l'omaggio a Paolo Morelli. Sì, io ho preso anche il cofanetto che condivide col libro questa bella copertina di Morelli stesso. Di Morelli. Tra l'altro noi trasmettiamo da Potenza. Potenza ci abbiamo un legame particolare con gli alunni del Sole, perché un cantante di Potenza che si chiama Vito Lisi è entrato nel gruppo e ha cantato spesso. Sono andato anche ad ascoltare due anni fa, sì. È molto bravo, è forse uno dei pochi che si avvicina, perché non è facile cantare Morelli. Certo. Per questo noi abbiamo fatto quel tributo con varie voci, ognuno ha dato il suo, vedi, c'è il jet, c'è tutto. Ci sono vari stili. E a parte poi ha suonato a mezza Napoli, tutti gratis si hanno messo a disposizione. Come ti dicevo, è facile lavorare su Pino Daniele, ma non, qua è la cosa bella, ma su Paolo e Mario Musella. È una scommessa che abbiamo vinto. Vorrei fare a entrambi una domanda che faccio sempre quando ho la possibilità di intervistare qualche artista di Napoli, e la faccio anche a voi. A proposito proprio di Pino Daniele, negli anni, intervistando personaggi anche dell'etichetta di Peppe Ponti, che ha pubblicato moltissime cose, usciva fuori il tema se Pino Daniele o meno, cioè, ha dato sicuramente tanto alla musica napoletana, però c'è chi ritiene, a ragion veduta, che una figura ingombrante, inevitabilmente, un po' come Marley nel reggae, no? Una figura talmente ingombrante da aver dato luce a questa musica, ma forse involontariamente aver oscurato un po' anche tutti gli altri. Vorrei sapere cosa ne pensate. Cominciamo da Antonio. Guarda, io con Nero Daniele qualche anno fa ho fatto la biografia di Pino Daniele. Sì. E quindi, come sai, come dicevi tu prima, che la mia scrittura è sempre, arriva alla poesia delle cose. E quindi, fondamentalmente, io non penso. Cioè, è vero che diventa ingombrante, sì. Cioè, il talento diventa ingombrante per forza, perché poi deve essere superato da altri. E quindi, anche più talenti che si devono confrontare tra di loro, quindi è sempre una gara. Però nella musica e nell'arte è sempre la poesia che vige come regola, e quindi non è una questione di chi è più bravo o no, per me, è una questione di chi è più umano oppure no. Quindi se l'arte deve avere questa funzione, la funzione di risvegliare le coscienze, di portare avanti una novità, un'idea nuova, e Pino Daniele questo l'ha reso ai massimi livelli. Prima di lui, giustamente, diceva Peppe, c'era Mario Musella, Mario Musella e Gianni Senese, e tutti quanti secondo me costruiscono, fanno un unicum che rendono valore a quella città che è Napoli. Napoli stessa, è Napoli proprio, come ci pensavo anche in questi giorni, quello che è successo, cioè gli spari, i fuochi, tutto quello che fanno ogni anno così, perché Napoli è questa esplosione di colori, di luci che ognuno se lo porta dentro, perché questo è un po' il discorso. Peppe? Senti, invece io dico una cosa, che siccome sei un po' più, diciamo così, esperto, diciamo, del Napoletan Power, prima di Pino Daniele, se tu ti ricordi, negli anni 70 c'era un gruppo che si chiamava Napoli Centrale. Certo. Un gruppo che si chiamava gli Osanna, certo. Tony Esposito, nuova compagnia di canto popolare. Pino Daniele è venuto un po' dopo, sì. Quindi già la strada era aperta da loro, certo. Con Napoletan Power. Quindi, per non dimenticare gli Alunni del Sole, perché vendevano milioni di copie all'epoca. Quindi Pino Daniele, anche lui, ha trovato una strada aperta grazie a questi qua. Però poi il suo talento è esploso, perché lui, diciamo così, era più internazionale come modo di suonare, di comporre, e poi ha portato benefici anche a altri, perché vedi che poi De Pisco ha fatto una carriera solista grazie a Pino Daniele, lo stesso Tony Esposito, lo stesso Rino Zuzzo, Gio Amoruso, questi qua hanno fatto i dischi loro dopo la collaborazione con Pino Daniele, passando con Willy David, e quindi hanno venduto milioni di copie. Quindi Pino Daniele ha portato anche a loro molta ricchezza. Tra l'altro, tu citavi prima la nuova compagnia di canto popolare. Fra le belle storie, anche simpatiche, interessanti, raccontate in questo libro, c'è il recupero di questo disco, no?
di Roberto De Simone. Sì, quello era il... sì. Che tu sei andato a ripescare proprio, se non sbaglio, alla Zeus Records, andando a... Sì, perché all'epoca uscì su una cassettina poche copie, e quando Roberto mi ha detto guarda di andare a vedere la Zeus, che se c'era il master era tutta nominata, abbiamo fatto un lavoro massacrante, è uscita un'opera bellissima poi di questo lavoro, che poi erano i Media Artes, il gruppo che accompagnava Roberto, che c'era Gianni Lamagna, tutti questi cantanti storici, e è stato un fiero all'occhiello, e più ho fatto l'opera, era di maggio, dedicato alla canzone napoletana con DVD. Sì, è uscito anche il DVD del concerto che abbiamo fatto alla Rai di Napoli, e poi è uscito il disco, il cofanetto con quest'opera meravigliosa di Roberto, e poi abbiamo fatto anche degli eventi di Teatro San Carlo, Roma, è stata una bellissima operazione. Concludiamo, una domanda, l'ultima domanda a entrambi. Allora, io chiederò a Peppe Ponti di dirmi qual è il disco, se può dirlo, il disco che ha fatto con Suoni del Sud che gli ha dato maggiore soddisfazione morale, cioè quello che la cui realizzazione ti ha dato proprio il maggior senso di appagamento. E ad Antonio invece, da giornalista, da scrittore, da ascoltatore, quale del repertorio dei Suoni del Sud è il suo disco preferito? Prima Peppe. Senti, però prima di darti questa cosa, io volevo ringraziare Antonio, che visto che sta con te, perché non abbiamo parlato, perché lui è riuscito a capirmi, a entrare nell'anima. Beh, non è tu poco. Leggendo il libro, leggendo il libro, Antonio, chi l'ha letto, molta gente, anche famosa, Peppe, si legge una meraviglia, scivola proprio in un modo bellissimo. Volevo fare i complimenti ad Antonio. E più voglio ricordare che dietro al disco c'è, se vedi, un codice a barra. Sì, difatti io l'ho scaricato e ascolteremo pure qualche brano. Ci sono che abbiamo fatto un regalo, chi comprerà il libro, che può ascoltare un po' di produzione di Suoni del Sud. Visualizzando il codice a barre dietro in quarta di copertina si può scaricare una compilation dei brani di Suoni del Sud. Bravo. Poi un'altra cosa, tu mi dicevi il disco preferito, guarda, ce ne sono molti, no? Però quello là che io ti, diciamo, porteresti su un'isola deserta è Wunderkammer di Rino Zurzolo, perché era mio fratello e ci ho prodotto molti dischi, e quindi è una persona che io porto ancora nel cuore, perché è un disco meraviglioso che non ha tempo. Perfetto. Questo è il mio disco del cuore. Antonio? Anche io devo fare una premessa prima di darti la risposta, anche per mantenere un po' quella sostanza, no, la premessa è che, vedi, i ringraziamenti di Peppe sono gli stessi miei rivolti a lui, perché ci siamo veramente incontrati, siamo incontrati intimamente, e ci eravamo già incontrati così, per strada, diciamo, no? Però ci siamo incontrati nell'intimo, e quindi è stato bellissimo stare insieme e dare forma a questo libro, che ha un valore perché appunto ripercorre qualcosa che non è solo la storia di Peppe, ma la storia della musica italiana, certo. Forse, perché infatti lui parla anche di Billy Davis, cioè c'è un percorso molto ampio, certo. Quindi questo è il valore di questo libro. Invece, per quanto riguarda la sua produzione, per me importante che cosa ha fatto, ha fatto conoscere ciò che c'era prima, ma anche ha prodotto i nuovi giovani, e forse ha raggiunto proprio la sintesi del suo lavoro con Continuando verso Napoli, dove addirittura ci sono sia Vairetti, il cofanetto su Paolo Morelli, sì, così, dove c'è anche i giovani che sta producendo in questo momento, cioè Valerio Iovine, Donix. Quindi lui è riuscito proprio a sintetizzare completamente il suo lavoro, la sua passione, cioè mettere insieme vecchi e giovani protagonisti della musica napoletana all'interno di un gigante della stessa arte napoletana, che è Paolo Morelli. Quindi penso che sia questo. Perfetto, ragazzi, io vi ringrazio molto per essere stati a bordo dei Viaggi di Gulliver, e teniamoci aggiornati con le vostre rispettive cose. Grazie, Peppe. Grazie di tutto. Un abbraccio a voi. Un abbraccione, grazie. A presto. Ciao.